Villa Le Coti è nel comune di San Casciano, uno dei comuni del territorio del Chianti dove si produce Chianti Classico. Quindi a Villa Le Coti noi produciamo Chianti Classico. Questa è la nostra missione e la missione del nostro territorio. Quindi bisogna sempre partire dalla terra per raccontare un po' i vini. Quindi noi nella zona nord, specialmente in questa zona che sta tra San Casciano in Val di Tesa e Mercatale, è caratterizzata da un clima che ci permette, che ci obbliga a vendemmiare quasi 10 giorni prima dei nostri colleghi nel centro del Chianti. La situazione dei terreni è anche questa molto particolare, forse unica, perché sono colline fatte da ciotoli di fiume. Allora sembra che milioni di anni fa c'era un fiume alle mie spalle, quindi scorrendo verso ovest aveva accumulato i suoi sedimenti proprio in questa zona. E questi sedimenti qui sono sassi tondi, ciotoli di fiume, che danno delle caratteristiche che rendono i prodotti che si fanno su questa terra abbastanza unici. E questa è l'unicità è una caratteristica sia per la produzione dell'olio che per la produzione del vino. Abbiamo circa 50 ettari di vigna, 85% dei quali sono piantati con il Sangiovese, che è la nostra uva tipica del Chianti Classico, e il resto, che è una piccola porzione, non troppo piccola ma comunque marginale, è fatta per lo più di Merlot e Colorino. Quindi quest'anno abbiamo estirpato le ultime particelle degli anni 70-80 e abbiamo impiantato un nuovo vigneto di solo Sangiovese, quindi entrerà in produzione nel 2018-2019. Sulla base della mia esperienza personale posso dire che vengono vini freschi, profumati, con una buona concentrazione e che tendono all'eleganza piuttosto che alla struttura. La nostra produzione si divide principalmente in tre parti, quest'anno sarà lo stesso, c'è il Chianti Classico base, che si chiama Le Corti, dove produciamo più bottiglie, è un vino soprattutto di Sangiovese. Ha una fermentazione classica che dura circa 15 giorni, Corte Vecchia, che è la nostra riserva, e poi Don Tommaso è la gran selezione. Usiamo delle novità in cantina che sono in realtà un richiamo della tradizione di vinificazione del passato, ovvero usiamo dei serbatoi troncoconici aperti e con un follatore. Il follatore è una macchina, un macchinario che ha la semplice funzione di estrarre al meglio e in maniera molto delicata le caratteristiche, le sostanze che sono presenti nelle bucce dell'uva. Per tutti i nostri vini usiamo anche dei lieviti che non sono commerciali, ma sono frutto di un programma di ricerca e di selezione avvenuto alle Corti da partire dal 96 fino al 2002-2003. Dove abbiamo selezionato dei ceppi di lievito che sono nostri, nessuno li usa, non si tratta più solo di fare un gran vino, un vino buono, ma bisogna che sia anche diverso, che esprima il territorio, che esprima la stagione, la stagionalità, come anche si dovrebbe riconoscere sicuramente che è fatto in Italia, a seguire che è fatto in Toscana e soprattutto in ultimo, e allora lì è proprio l'apice della qualità di un vino, che dimostri da dove venga, quindi dalla proprietà. Insomma, tutto questo si dovrebbe riconoscere nel vino. In aggiunta, a partire dal 2008, abbiamo provato a fare un vino di un vigneto particolare. Questo vigneto di Gugliaie, che è di fronte alla cantina, ha sempre dato dei grandi risultati nel Sangiovese, e allora finalmente nel 2008 abbiamo deciso di fare un vino. Quindi abbiamo un vino di solo Sangiovese, non un cru aziendale, quindi la scelta delle migliori uve della proprietà, ma un vigneto. Si chiama Zac. Zac sta a significare Zia Anna Corsini, che era un po' il nomignolo oppure l'abbreviativo che noi davamo alla nostra zia.
Mi occupo delle corti a partire dal 1992 e nella conduzione del fondo agricolo della fattoria ho sempre rispettato con molta attenzione i principi che ci vengono dal passato, che sono principi non speculativi, ovvero dare più alla terra di quanto prendi. Nel 92-93 questo modello non aveva un nome preciso, non aveva una categoria, soprattutto nel nostro caso oggi. Questo modo di essere e di gestire la terra è chiamato biologico o sostenibile o anche biodinamico. Villa Le Corti come fattoria è in conduzione biologica dal 95 con la coltivazione dell'olivo e a partire da 5 anni fa con la coltivazione della vite. Tutti questi vini, a partire da questa vendemmia, cioè la vendemmia 2015, saranno da agricoltura biologica, ovvero da uve certificate biologiche e anche vino biologico.